Leggo la motivazione di questo riconoscimento di cittadinanza. Per essere la fondatrice e presidente dell'associazione. Sono Marconi. Per essere la fondatrice e presidente dell'associazione Sole Luna, un ponte tra culture, nata come obiettivo di promuovere l'incontro tra radici differenti attraverso la promozione di iniziative culturali, quali rassegne tematiche, congressi e percorsi formativi rivolti alle giovani generazioni. Per aver dato a Palermo, al Sole Luna Doc Film Festival, manifestazione volta a sostenere produzioni documentaristiche e cinematografiche che danno voce a storie di individui, personaggi e comunità in relazione a situazioni di marginalità, povertà e problematicità in contesti di crisi in cui i diritti fondamentali e inalienabili dell'uomo non sono rispettati. Per aver rappresentato attraverso le produzioni promosse dal Sole Luna Doc Film Festival la fragilità e l'intimità dell'uomo, la quotidianità di esistenze lontane e sconosciute che apparentemente povere se in realtà si rivelano dense di un profondo significato esistenziale, rappresentando un sensibile arricchimento culturale e umano per lo spettatore e per l'evoluzione della sua visione nella realtà. Per aver favorito e dato opportunità di crescita e diffusione a espressioni artistiche indipendenti che divengono strumento di conoscenza della cultura altra, stimolando nuovi spunti di riflessione, favorendo l'incontro tra persone, idee e punti di vista diversi, trasmettendo i principi positivi dell'accoglienza, della fiducia, della speranza e del dialogo con i migliori interlocutori. Il sindaco, manifestando stima e ammirazione per l'opera intellettuale volta al dialogo tra i diversi, volta alla promozione della conoscenza e dell'inclusione di una cultura dell'accoglienza, della pace e del rispetto dei diritti umani, valori condivisi e promossi da questa città, conferisce la cittadinanza onoraria della città di Palermo a Lucia Gonti Venturato. Palermo, 30 ottobre 2017, Gianluca Orlando. Ma ancor di più, per il passaporto mediterraneo, voi mi donate uno status che oggi ha assunto un significato particolarmente profondo. La più grande delle conquiste del cittadino e dell'uomo e della donna migranti, alla ricerca di uno spazio, di un luogo, di un territorio che li accoglie, che li faccia sentire parte integrante di una società civile. Certo, io questa cittadinanza l'ho avuta attraverso un percorso privilegiato, ma non posso non pensare a tutti quegli individui, uomini, donne, bambini, bambine, giovani, adulti, che sono ancora in attesa di ricevere uno status che non dovrebbe essere considerato un privilegio. Palermo e Sole Luna mi hanno dato la possibilità di affrontare questo tema e di affrontarlo in maniera molto profonda. E mi hanno insegnato il vero significato della parola accoglienza e inclusione. Anche questi, appunto, diritti umani per i quali non si dovrebbe fare una domanda scritta, ma che dovrebbero essere un diritto, appunto per il fatto stesso che tutti siamo parte di un ecumene, nel suo senso proprio di casa dove tutti possono vivere. E questo riconoscimento è nella sostanza un tributo al lavoro di tutta una squadra che con me riceve una legittimazione, una conferma, un encomio, che onora tutti e che getta quel seme della speranza nel futuro, facendoci rimanere fedeli al motto nostro, che è fare per saper fare. Insomma, per concludere, signor Sindaco, signor Assessore,
cari amici siciliani, io oggi mi sento proprio priata.